Stasera faremo un tutorial per capire e vedere come realizzare un paio di trampoli per bambini, perciò con un rialzo, diciamo, contenuto. Allora, ci servono dei listelli di abete e abbiamo preso il 45-45 dell'altezza di 1 metro. E poi ci servono degli altri spezzoni per realizzare i punti di supporto, una serie di viti di varia misura e delle punte di trapano per legno per fare gli inviti delle viti. Dobbiamo regolare i punti di supporto che abbiamo realizzato con lo stesso legno e li realizziamo con queste L con multiforo, con queste squadrette da 80x80, che verranno incastrate tra i due pezzetti, e dopodiché per fissare il tutto verranno inserite due piastre lateralmente, una da una parte e una dall'altra, parallela alla prima, e abbiamo fatto l'invito su tutta la faccia, sia sul pezzetto di supporto di destra, sia sulla struttura portante da quest'altra parte. Abbiamo fatto gli inviti, mettiamo la piastrina e applichiamo la piastrina lateralmente e avvitiamo con queste viti tutti i pezzi tra di loro per fissare. Così abbiamo attaccato le due piastre di supporto, una a destra e una a sinistra, e la piastra di supporto a 90 gradi da questa parte, e abbiamo creato così un trampolo che ha un rialzo di 60 centimetri, che per un bambino già è una gran bella altezza. Orientativamente alla dimensione di un piede, e le posizioniamo sul supporto orizzontale, così come faccio vedere, e dopodiché con delle viti di bloccaggio sulla piastra li blocchiamo in almeno 3 punti. Ed ecco, così abbiamo realizzato due trampoli per bambini, e poggeranno loro il piede in questa zona qua, e il polpaccio sarà aderente a questa e verrà legato. Io consiglio sempre con del nastro isolante per avere massima adesione alla barretta verticale. Grazie alla visione, buona serata.